Allora sì, questa mattina io a seguito di un sopralluogo dell'ASL insieme ai carabinieri della stazione di San Giovanni e la polizia municipale del comune di San Giovanni Valdarno avvenuta la scorsa settimana ho emesso un'ordinanza contingibile e urgente per lo sgombero, per la chiusura dell'ex Hotel River, chiaramente volontaria e poi se questo non avverrà coattiva da parte appunto delle forze dell'ordine. Ordinanza di sgombero per l'ex Hotel River che si trova nel Lungarno in via Fratelli Cervidi a San Giovanni Valdarno. La firma è del sindaco Valentina Vadi. La struttura, prima hotel, poi residence, aveva continuato a presentare gravi carenze igienico-sanitarie. L'obiettivo è appunto di porre sigilli alla struttura dell'ex River perché versa in una condizione di degrado ormai non più sostenibile, crea un disagio fortissimo all'interno della cittadinanza che vive nella prossimità dell'ex Hotel River e poi è un luogo dove come dire, è legato indirettamente anche a tutta questa vicenda di furti che si sono verificati nelle ultime settimane. Nel 2019 il primo blitz dei NAS, allora l'hotel venne declassato da 3 stelle a 1. All'interno fu trovata sporcizia e condizioni al limite della vivibilità. Già allora il sindaco fece un'ordinanza. Negli ultimi tempi erano state numerose le segnalazioni dei cittadini in merito a situazioni di degrado. Io auspico davvero che questo porrà fine anche a questo fenomeno di furti che stanno fortemente danneggiando la nostra comunità, in modo particolare le attività commerciali e poi soprattutto poiché questo immobile ormai è in gestione all'istituto vendite giudiziarie, possa finalmente arrivare un privato a rilevare la struttura e quindi a porre fine a questa lunghissima vicenda ormai come dicevo lei affonda le radici in anni passati. Io come sindaco ho cercato di fare quello che è nelle possibilità di un sindaco e quindi arrivare a questo momento, quindi emettere un'ordinanza contingibile e urgente che mi consente di mettere alla fine i sigilli a quella struttura. C'è stata una collaborazione con tutte le altre istituzioni, quindi come prima ricordato, Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, la Prefettura, la Questura, la ASL, il Comando Provinciale dei Carabinieri. È chiaro che dopo il sopralluogo della ASL, quindi per motivazioni igienico-sanitarie, si chiude quella struttura che chiaramente crea dei problemi a livello di ordine pubblico. Però io ecco, ho fatto quello che qualsiasi altro sindaco avrebbe fatto, trovare la strada per mettere sigilli alla struttura.